Attenzione, il mio nuovo telefono sta appoggiato anche senza treppiede. Ultime parole famose, cadrate sicuramente. Ciao a tutti ragazzi, qui Davide Nico, sono in macchina non per fare un video di Pokémon Go, ma perché ho appena finito la League Cup di febbraio a Piacenza e perdo completamente la testa. Cioè, volevo fare questo video esperienziale che adesso non farò in macchina, nel senso che adesso registro perché sono caldo, ho appena finito tutto e vi dico un attimo com'è stata la prima impressione e poi andrò a casa e farò una spiegazione delle partite ovviamente in modo molto rapido, però vi dico un po' cosa è successo e come mi sono piazzato. Non è andata bene, voglio dire, sono arrivato molto lungo in classifica, ma direi che va benissimo considerando il livello che c'era, perché io sono entrato e ho visto un tizio che ho detto, quello lì l'ho già visto da qualche parte, no? Dove l'avrò visto? Boh. Poi vedo un altro tizio, ma quello lì l'ho già visto su YouTube. E cioè, pam, esplodo, perché c'è gente qua che vedo su YouTube a fare i regionali. C'era il ragazzo che ha vinto il regionale di Liverpool la settimana scorsa o 2 settimane fa, quello che era, con il mazzo Mew. Bellissimo, cioè. E quindi niente, adesso io sono andato via, che tanto ero fuori dalla top 8, loro erano là ancora che stavano giocando. E comunque molto bene, ho conosciuto delle belle persone tutto e ho usato Luna Ruggente, ma comunque andiamo avanti con questo video perché, ripeto, vado avanti a casa a spiegare un po' come sono andate le partite e qualche modifica magari che voglio fare a mazzo. E bello, bello, cioè sono gasatissimo anche se è andato male comunque perché sono arrivato molto lungo in classifica, dopo ve lo spiego, però chi se ne frega, è stato bellissimo, cioè c'era un livello altissimo, talmente alto che mi sono gasato un botto. E niente, andiamo avanti. Ciao, a dopo. Ok ragazzi, sono un pochino più freddo adesso anche perché sono passate diverse ore, è sera, sono rientrato a casa e mamma mia, che giornatina interessante. Allora, partendo dal presupposto che comunque non è andato bene questo torneo perché sono arrivato 28esimo su 33, cioè sono arrivato verso la fine della classifica, però comunque sono molto soddisfatto perché, ripeto, il livello era veramente altissimo. Soprattutto, ripeto, quando sono entrato ho visto, cioè, ma lui l'ho già visto, lui lo seguo su Instagram, è fortissimo. Lui ha vinto il regionale della settimana scorsa e con il mazzo Mew, il regionale di Liverpool, tra l'altro, cioè, perché sono qui a Piacenza a fare il torneo, una League Cup locale. E niente, praticamente si sono, almeno quelli che vengono dall'estero, si sono messi d'accordo in alcuni. E hanno giocato sia a Milano ieri, sabato, e oggi, domenica. Adesso non so quando vedrete questo video, cercherò di farlo uscire il prima possibile. Ma comunque, niente, io ho portato il mazzo Luna Ruggente, il solito Luna Ruggente turbo che giochi l'energia buio prima possibile, attacchi prima possibile. E così è stato in alcune partite, ma in altre, come si dice, ho briccato. Adesso vi spiego. Che essenzialmente vuol dire che il mazzo non gira e che rimani bloccato, gli altri vanno avanti a giocare anche normalmente senza sculare e ti vanno troppo sopra e non recuperi più la partita. Allora, io ho fatto una vittoria, una pareggiata e 3 sconfitte. Tutte queste sconfitte, a parte una che è stata abbastanza tesa, le altre sconfitte le ho fatte perché mi è girato male il mazzo. Adesso vedrò un attimo cosa cambiare, vi metto già la lista o ve la metterò già da prima quando ho iniziato a parlare di questo mazzo. E non saprei cosa cambiare, forse faccio una modifica con le capsule di energia e che durano un po' di più in una ruggente, ma in realtà nemmeno quello perché proprio non è girato il mazzo, cioè non ho nemmeno giocato con 2 partite. Vabbè, ci penseremo. Adesso vi parlo molto in breve delle partite e vediamo un po' cosa ne mi dite poi nei commenti. Quindi ragazzi, qui con il telefono mi sono segnato semplicemente contro chi ho giocato e come sono andate le partite. Ve le racconto in brevissimo, vi metto magari la lista se ho qualcosa dei mazzi contro cui ho giocato, anche perché sono liste molto conosciute, molto semplici se vogliamo, che si trovano su internet e vi dico giusto com'è andata la partita contro il mio mazzo Luna Ruggente. Allora, la prima partita è stato un pareggio, ho giocato contro Charizard, abbiamo fatto 1-1, poi l'ultima partita si stava prolungando troppo, ci sono stati i turni, non c'era più tempo e abbiamo pareggiato. Partite tese, sia quella che ho vinto io, sia quella che ha vinto l'altro ragazzo, essenzialmente perché
Siamo rimasti tutte e due con pochi premi e è stato proprio un andare a prendere l'ultimo premio. Lui ha fatto un po' fatica in una partita, io il contrario e viceversa, insomma, una volta ho fatto fatica lui, una volta ho fatto fatica io e comunque è stata molto tesa, 1-1, poi pareggio e questo contro Charizard, il classico mazzo Charizard. Poi, seconda partita contro il mazzo Luna Ruggente, simile al mio ma un pochino diverso. Ora vi dico subito, non ho avuto molto modo di vedere il suo mazzo perché qui ho perso al primo e secondo turno relativamente. Cioè, prima partita, una roba allucinante, avevo tre anfore terrestre, queste qua, che vai a prenderti le energie nel mazzo. Quindi essenzialmente mi sono andato a prendere le energie scartando altre energie, insomma. E quindi poi la situazione era questa, nella prima partita, eh. Tutte queste energie in mano, poche altre carte da tenere, e lui mi gioca un po' veloce, mi attacca con Luna Ruggente e non avevo Pokémon in panchina. Questa la prima, la perdo, prendo il mazzo, rimischio, bla bla bla, pesco, cioè lui ha smezzato, vuol dire che ha fatto il tac, una parte di mazzo, metti sotto e prendi un'altra parte di mazzo. Pesco le carte e questa era la mia mano, ragazzi. Con un Pokémon davanti, o comunque avevo messo davanti i Jirachi, ma comunque, cioè, questa era la mia mano. Con Jirachi dietro. Cioè, quante possibilità c'erano? Praticamente le 5 energie vicine che mi sono preso nelle partite precedenti non sono state mischiate e le ho pescate nella seconda partita. Poi tra l'altro avevo pescato il Pokéstop, ho detto lo uso e vedo se prendo i Super Pass VIP, gioco Greninja, pesco, insomma faccio qualcosina, non è venuto su niente neanche col Pokéstop, gliel'ho concessa, seconda partita durata letteralmente 3 minuti, che tra l'altro se dovevo perderla in ogni caso se era destino va bene perché poi c'è stata la pausa pranzo che durava 20 minuti e essenzialmente abbiamo fatto una pausa pranzo di un'ora e passa, fantastico. Poi, terza partita contro un, diciamo, classico Lost Zone Box, ma non c'erano purtroppo per me i Giratina, che sono le carte che io vado a prendere per fare due premi in una volta, ma non le aveva. Giocava i Confi, i Cramorant, i Sableye e non ricordo più se avevo un Charizard lucente, quello che attacca con meno energie a seconda dei premi che hai già preso. Ma comunque, insomma, col fatto che io dovevo attaccare ben 6 volte perché aveva solo ed esclusivamente carte Pokémon da un premio solo, ho fatto molta fatica, ma comunque sono riuscito a vincere una partita, poi ne ha vinta una lui, o viceversa, adesso non ricordo, comunque 1-1. Poi abbiamo provato a fare l'ultima perché ho detto, si sa mai che qualcuno dei due non ha Pokémon in panchina, e indovinate che è capitato? A me, non avevo Pokémon in panchina, lui ha attaccato 3 volte con Cramorant. Cioè, perché Luna Ruggente ha 230 PS, più punti vita. Cramorant attacca una volta 110, poi altri 110, 220, doveva ancora attaccare una volta, ce l'ha fatta. E io per 3 turni non ho pescato Pokémon da mettere in panchina e né carte, chissà, la roba per mischiare, roba per mettere giù Pokémon, insomma, è andata male. Però vabbè, meglio così forse che pareggiata, tanto sarei finito un pochino più su in classifica, ma in questo modo ha vinto il ragazzo che era contro di me, ha giocato abbastanza bene. Va bene così. Poi, quarto turno, ho giocato contro una specie di Arceus, Clove, Victini, un mazzo strano che non so nemmeno se sia listato. Era un ragazzino un po' più piccolo di noi e ho vinto facile 2-0 perché essenzialmente non riusciva a pescare le carte giuste. Cioè, un mazzo troppo incasinato, secondo me. E però comunque la prima partita ho vinto praticamente subito, la seconda ci ho messo un po' di più, poi sono riuscito addirittura a settare Darkrai di Astro e ad andare a vincere la partita, che non mi ricordo, forse lui aveva Arceus di Astro, che insomma non puoi fare un attacco da 220, ma devi toglierli 280 e gli avevo fatto Frene Squarcio. Vabbè, comunque questa sono riuscito a vincerla 2-0 abbastanza tranquillamente. E poi per concludere, quinta e ultima partita, di nuovo contro Charizard, mazzo semplicissimo, lista semplicissima, tra l'altro uguale, identica praticamente, a parte qualcosina alla mia, giochi il Pidgeot, giochi il Charizard e sei a posto, ogni turno prendi una carta che vuoi dal mazzo. E in questo modo è riuscita a vincere, il ragazzo con cui ho giocato è riuscito a vincere 2 partite su 2
abbastanza una caccia all'ultimo premio, perché anch'io ho settato un paio di non urgenti, quindi siamo, cioè lui aveva preso tutti i premi, a me ne mancava uno o due, insomma sarebbe bastato attaccare per primi, per prendere i premi per primi, però vabbè, ovviamente ho perso 2-0, niente da dire, è stato più bravo il mio avversario. Quindi, insomma, che altro dire? È stato un evento secondo me molto interessante per il livello che c'era. Non mi interessa il risultato, come già detto, quest'anno voglio dedicarlo solo a giocare il più possibile, quando possibile, perché il tempo è quello che è, ma comunque dedicarlo ogni tanto il weekend a giocare a questi eventi, almeno un giorno del weekend. E mi sono divertito molto, ho conosciuto molta bella gente e tra l'altro anche ai Caterpie, che mi consiglio di andare a seguirlo su Instagram, che saluto, non so se sta guardando questo video, che lo avevo da parte a un certo punto e gli ho detto: guarda che io ti seguo su Instagram e mi fa molto strano averti qui da parte a giocare, e abbiamo detto abbiamo fatto due parole, è stato piacevole, piacevole, bello vedere comunque gente di quel livello che viene a giocare a fare gli eventi locali. E oltre che i regionali, cioè è stato veramente assurdo, soprattutto con il ragazzo che ha vinto il regionale di Liverpool, che me lo sono trovato lì e ho detto: ma l'ho visto su YouTube, perché è qui che sta giocando, che tra l'altro non è andato contro di me e non ha neanche fatto la top 8 qua a Piacenza. Però vabbè, con il mazzo di Mew è stato molto bravo a Liverpool, diciamo, e qua a Piacenza si capisce che avrà fatto un più fatica o non gli è andata bene, insomma, un po' come me oggi, perché sì, sono stato veramente sfortunato nelle partite. Potevo sicuramente giocarmi meglio due partite dove sono stato sfortunato, ma anche lì, lo ripeto ancora, se avessi vinto un po' di più sarei arrivato comunque a metà classifica o intorno alla decima posizione, forse, con due partite vinte in più. Tra 10 e 15, dei posti del genere. Ma comunque, ripeto, o fai la top 8 e vai a prendere qualche premio interessante, o tanto vale, non c'è nessun problema. Poi, appunto, col discorso che io non sto guardando neanche i punti, che non sono interessato a qualificarmi al mondiale, chiaramente va bene così. Bella, bella, oggi è stata proprio una bella giornata. Detto questo, ditemi nei commenti cosa ne pensate, ditemi se state provando qualche mazzo di Luna Ruggente diverso da quello che ho io, che magari farò qualche modifica. O porterò direttamente il Charizard al prossimo torneo, non lo so, staremo un po' a vedere. Ci rivediamo in un prossimo video, un saluto da Davide Nico e seguitemi su tutti i miei social che sono in descrizione ovunque e sono anche qua adesso. E ci rivediamo in un prossimo video, ciao 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 ciao.